voglio farvi conoscere una persona, è una storia, diciamo, complicata da raccontare. Siamo a San Marco in Lamis, che è in provincia di Foggia, e siamo nella zona del Gargano. È il 9 agosto del 2017, in pieno giorno, siamo su una provinciale, si consuma una strage, dei killer sparano, killer di mafia, e uccidono un presunto boss della zona del Gargano, che stava passando di là. E però uccidono anche due innocenti, due persone che a loro volta passavano di là, che erano andate a lavorare la terra e stavano tornando a casa. Queste due persone si chiamavano Aurelio e Luigi Luciani. Oggi io vi presento la moglie di Luigi, una donna che io considero non solo coraggiosa, ma anche una donna che ha deciso di tirarsi su in piedi e andare avanti per se stessa e per il figlio che aveva e che ha. Saluto Arcangela Petrucci. Buon pomeriggio. Ben arrivata. Grazie, buon pomeriggio. Allora, lei è la moglie di Luigi. Sì. E Luigi, insieme a suo fratello più piccolo, Aurelio. Sì, Aurelio. Il 9 agosto di 2 anni fa stava tornando dal lavoro. Sì, avevano appena terminato alcuni lavori su di un appezzamento di terreno ed in macchina stavano rientrando all'azienda agricola, perché i due luoghi sono distanti l'uno dall'altro. Lungo quel tragitto hanno incrociato un comando di criminali che in quel momento, ecco, non saprei dire di preciso se aveva appena ucciso o stava per uccidere un boss o un boss mafioso o presunto tale di Manfredonia. Cosa poi effettivamente sia successo, io e la mia famiglia ancora non lo sappiamo. Cosa certa è che Luigi e Aurelio sono stati inseguiti per circa 500-600 metri e barbaramente uccisi davanti alla stazione dismessa di San Marco in Lamis. Allora, suo marito e il fratello erano due agricoltori. Sì. Due persone normali, di quelle che si alzano la mattina e vanno a lavorare, no? Due, io dico sempre che Luigi e Aurelio erano due fratelli, due amici, due soci a livello lavorativo. Entrambi condividevano la stessa passione per la terra. Entrambi avevano scelto con amore il mestiere di agricoltore, lavoro svolto sempre con attenzione, con precisione. E loro tornavano dalla loro terra. Sì. E forse si sono trovati nel posto sbagliato, al momento sbagliato, forse. Cioè, cos'è accaduto voi non lo sapete ancora. Ancora perché no. Li hanno uccisi voi non lo sapete ancora. No, sicuramente, ecco, premetto che c'è in atto un processo, quindi speriamo, ecco, che effettivamente ci dicano perché sono stati uccisi Luigi e Aurelio. Comunque, se perché avevano visto uccidere, se perché le hanno confusi con qualcun altro. Sì, infatti io posso dire che dalle dichiarazioni, ecco, fatte dagli inquirenti in conferenza stampa, è emerso, comunque è stato ipotizzato, che Luigi e Aurelio sono stati uccisi, anzi no, preferisco non dire uccisi, perché mi sembra quasi di dare una vena poetica a quell'orrore compiuto il 9 agosto 2017. Ripeto, Luigi e Aurelio sono stati barbaramente ammazzati con una ferocia inaudita, o perché possibili testimoni oculari, o perché scambiati con altre persone. Altro. E posso dire, mi scusi, un'altra... Come l'ho saputo? 12:45 circa, una mia cognata mi ha detto a casa, io ero andata a casa di mia suocera, mi ha detto semplicemente, che poi c'era poco, ecco, da dire, Luigi non c'è più. E lei a quel punto cosa ha fatto? A quel punto sono corsa a casa, ho chiamato mamma, mio fratello, ho implorato mio fratello di portarmi in campagna, e ricordo lungo quel tragitto io continuavo a dire a mio fratello, hanno detto che Luigi è morto, secondo me sono tutti impazziti, secondo me si sarà fatto male con un attrezzo agricolo, adesso andiamo là, chiedo a quale pronto soccorso è stato portato, così lo raggiungo, perché sicuramente quando avrà bisogno di me. Quando la testa non vuole saperne, no? Di capire. Ma anche perché l'avevo visto la mattina alle 5,
Ciao amore, buongiorno. E lui mi ha detto: dai, torna a dormire perché è presto, io vado a lavorare. L'ho sentito telefonicamente alle 8:50 quella mattina quando nostro figlio si era svegliato. E Quanto aveva suo figlio? 11 mesi. Sì, 11 mesi. e ricordo che quel mese di agosto, di lì a poco, io e Luigi dovevamo scegliere, ecco, prenotare un ristorante perché a settembre nostro figlio avrebbe compiuto un anno e generalmente è d'obbligo quando un bambino compie un anno fargli spegnere la candelina insieme a tutti i familiari. E invece all'improvviso mi sono trovata, anzi no, ci siamo trovate io e mia cognata Marianna a dover scegliere le bare per i nostri mariti. Lei riceve la telefonata, prende la macchina, si fa accompagnare e arriva in quel Arriviamo, posto maledetto. sì, inizio a vedere, ecco, stavo man mano, stavo arrivando, comunque mi stavo avvicinando alla stazione dismessa di San Marco e Lamis, ho iniziato a vedere tantissima gente, chi urlava, chi piangeva, addirittura da lontano ho visto il fiorino e allora lì mi sono precipitata. Però per raggiungere quel fiorino, però mi hanno immediatamente bloccata. Io chiamavo mio marito, non saprei dire quella mattina quante volte ho chiamato Luigi, ma lui non mi ha mai risposto. Sentivo voci di qualcuno che mi diceva, torna a casa, fa troppo caldo, potresti sentirti male. Addirittura una frase, signora, si ricordi suo marito così com'era? Per me era inconcepibile. Cosa significa questo? Mio marito era Quando lì, dinanzi a me. l'ha capito che era morto Luigi? Quando ci ha fatto i conti? E dopo diversi mesi, cioè che io cosciente, subito qualche giorno che Luigi non c'era più, che non tornava più a casa, quello, come dire, già lì ho detto, beh, forse è morto veramente, però non volevo accettarlo, non riuscivo ad Non si può accettarlo, accettare. perché Luigi era la mia casa, mio marito era la mia casa, quindi come fai a dire ciao amore la mattina, ciao E poi tesoro te lo dopo un ammazzano po', così. e all'improvviso qualcuno che ti dice Luigi non c'è più. Suo figlio aveva 11 mesi, Sì, quindi adesso ha quasi tre 3 anni. anni, no, no, 3 anni, compiuti 3 anni tre compiuti. E lei glielo racconta chi è il suo papà. anni. Allora, oggi mio figlio, Come si chiama suo guarda, figlio? Antonio, Antonio. spesso mi dice, la frase ecco, che spesso mi dice è mamma, papà è in cielo, ma quando ritorna a casa? Io in quei momenti vorrei. Io in quei momenti vorrei veramente scappar via perché non so cosa dire, però resto lì. Trattengo le lacrime, sorrido a più non posso e l'abbraccio forte. A volte gli dico, amore, questo abbraccio è da parte del tuo papà. Dopodiché Antonio che si ricorda del papà? Non si ricorda. Cioè starà a lei consentirgli di Sì. ricordare il papà, no? È attraverso me che mio figlio dovrà conoscere suo padre. Dovrà conoscere la bontà di suo padre, la dolcezza. Ecco, Luigi, lei l'ha conosciuto quanto tempo fa? Il 31 dicembre 2007 abbiamo brindato insieme Quindi. all'anno nuovo, Quindi 10 2008. anni siete stati insieme, avete brindato insieme e vi eravate conosciuti in quella circostanza, Tramite tramite amici, amici. Colpo di sì. fulmine No, no, no. o no? Lui sì, forse. Forse sì, però non lo so perché lui mi diceva sempre che ero stato io a cercare lui. Ed Era ero, vero no, era una bugia, però va o no? bene, io Però si dicevo era di sì. Per convinto amore così. si dicono anche le bugie, gli dicevo sì, hai ragione. Quando è che vi siete accorti che eravate le persone giuste l'una per l'altra? E fine luglio, inizio agosto 2009. Quindi ci avete messo un po' di tempo. Sì, un anno e mezzo circa abbiamo iniziato a sentirci a marzo 2009 perché io abitavo a Bolzano per lavoro.
E poi pian pianino di lì ci siamo rivisti, frequentati, lui spesso è venuto a Bolzano, poi io scendevo, vabbè, essendo San Marco casa mia, il Natale, l'estate, è iniziato il E a un nostro certo amore. punto avete capito che lei ha capito che Luigi era proprio la sua persona. Sì, io dico sempre che ho scoperto che Luigi era la parte migliore di me, era veramente la parte migliore di me, tranquillo, riflessivo. Dolce, ma tanto buono. Le racconto un, un piccolo esempio. Una sera, beh, casa mia, le finestre aperte, senza zanzariera, entrano le mosche. E io lì, ovviamente, con lo straccetto a cercare di mandarle via. Rientra mio marito, si prepara per la cena, si siede e stava cenando. A un certo punto una mosca si è posata sulla sua spalla, io ovviamente lì con lo straccetto, che poi a pensarci bene, io nei suoi panni avrei detto: ma scusa, cosa stai facendo? Non vedi che sto cenando? Invece lui mi ha guardato e con quel sorriso che generalmente mi donava sempre, mi ha detto: ma lasciala stare, tanto prima o poi si stanca e se ne va da sola. Quindi Questo era Luigi, Luigi. un uomo buono che non faceva del male, non ha fatto mai del male nemmeno ad una mosca. Eh Per davvero. sì, per davvero. Senta, ad un certo punto ci si abitua al fatto che l'altro non c'è. Sono No. passati più di 2 anni. Sì, noi dovevamo festeggiare a settembre 2007 6 anni di matrimonio. All'inizio il matrimonio, sì, allora si è fidanzati e si è tutto bello. All'inizio nella stessa casa del Eh matrimonio certo, i è sempre problemi, le tutto bello, però difficoltà, bisogna, come certo. dire, adeguarsi l'uno con Trovare il l'altro modo di 24 ore su stare 24. insieme, no? Invece a quel punto, anche dopo che era nato mio figlio, era, come dire, iniziata veramente, io dico sempre, la nostra grande storia. Ed è finita appena iniziata. Quindi oserei dire che nonostante sono passati tanti anni, 9 agosto 2017 ha, come dire, rovinato per sempre, chiuso per sempre, come dire, la nostra storia d'amore. Senta, lei è un'insegnante, Sì, giusto? Assai precaria, mi pare. tantissimo, però Tantissimo. sono convinta che tra qualche anno avrò possibilità di scelta perché mi chiederanno: signora, vuole il ruolo o la pensione? E lì quindi avrò l'imbarazzo della scelta. Ma mi piace perché non ha perso l'ironia, che è una cosa che è E da anche perché ho apprezzare. un bambino di 3 anni e lui deve crescere sereno. Mi dice che cosa si augura per Antonio? Io mi auguro per Antonio che diventi, ecco, un uomo proprio come suo padre, leale, forte, giusto. Mi auguro che Antonio da grande non parli mai di vendetta, ma di giustizia. Mi auguro che Antonio. Scusi, la voce è un po'. Mi auguro che Antonio non si fermi mai davanti all'apparenza delle cose, ma ricerchi sempre la verità di quelle cose, verità che sicuramente molte volte farà male, ma sarà quella stessa verità che lo porterà ad essere un uomo libero, proprio come era Luigi e ovviamente Aurelio. In bocca al lupo, porti un bacio ad Antonio.